Amici e amiche di Andy Channel, bentornati a un nuovo episodio dedicato a Europa Universalis 4 Mare Nostrum. Piccolo annuncio prima di iniziare. Sono passati 16 giorni dall'ultima volta in cui ho registrato Europa Universalis. Perché come sapete l'uscita di Stellaris e numerosissimi miei impegni mi hanno tenuto molto impegnato nel mese di maggio e quindi ho dovuto preregistrare tantissimo Europa Universalis per poi riprenderla successivamente. Nel frattempo è uscita una patch che ha aggiornato Europa Universalis 4, ho dovuto ripristinare la vecchia versione per poter continuare l'Iron Man con Bubble State. E adesso, ragazzi, ci rimettiamo al lavoro con la nostra missione pastorale e ci rimettiamo all'opera in quello che avevo lasciato. Ovviamente, come potete immaginare, non mi ricordo molto bene quale fosse la condizione del mio regno, anche se mi ricordo che quello che volevo fare, ricordo perfettamente che il mio obiettivo era la ruina imperi e stavo menando a destra e a manca per ottenerla. L'unico problema di cui adesso devo su cui adesso devo fare mente locale sono le coalizioni, che al momento non sembra che ce ne siano tante, ok? Devo controllare le alleanze, e siamo alleati, della Castiglia, perfetto, e degli cavalieri ovviamente, e volevo controllare un'ultima cosa, il dismantle Holy Roman Empire. Ad un certo punto mi sono ricordato che forse, ma dico forse, non devo conquistare o vassallizzare tutti gli elettori, basta che io sia in guerra con loro e gli prenda la capitale, però non ne sono certo. Al momento devo controllare Vienna, Sassonia e Olanda, però di elettori abbiamo ad esempio anche Ansbach, che non è assolutamente un mio vassallo, però dal momento che gli controllavo la capitale, se non erro, che non ricordo dove si trovi, eccola qui, sì, esatto, posso smantellare il Sacro Romano Impero. Questo vuol dire che se io adesso dichiarassi guerra a chi rimane fuori, ossia Holland, Saxony e Austria, potrei probabilmente riuscire a smantellare il Sacro Romano Impero. In questa guerra come siamo messi? Abbiamo 96.000 uomini e siamo contro 30.000 uomini, quindi la guerra la stiamo vincendo alla grande. Abbiamo tantissimo denaro, e dichiarare guerra all'Austria significherebbe rompere però una tregua, ne sono certo, questo me lo ricordo, tregua che dura fino al 56. Credo che questa distruzione del Sacro Romano Impero avverrà, ma avverrà a questo punto più avanti, a meno che io, dichiarando guerra ad Holland, che dovrebbe essere questa, non riesca a... sono in tregua anche con loro, però per 3 anni, Holland e Saxony, dove sta? Dove sta la Sassonia? Ecco. Con loro non sono alleato. Unico piccolo problema, vediamo. Netherlands non entrerebbe in guerra. Quindi facciamo così, cerchiamo di sistemare pian pianino questa guerra, distruggendo completamente i nostri avversari. Dopodiché cerchiamo di capire quello che possiamo fare per distruggere, fare ruine imperi il più in fretta possibile. Tolgo la pausa. Signori, datemi un bel in bocca al lupo perché... Ah, ecco, te pareva. La coalizione non c'è. Non c'è un corno. La coalizione c'è e come. E quindi non lo farò in questa guerra. Non farò in questa guerra la rovina dell'impero. Va bene, va bene. La coalizione c'è come, perché probabilmente ho fatto un po' lo stronzo con questi stati tedeschi. So che per voi sembrerà strano avermi visto ieri mattina con un video che ormai pubblico tutti i giorni, tutto baldanzoso, e poi questa mattina che sono così, come dire, oddio, che cosa devo fare? Il problema, avete capito, è che è proprio passato tanto tempo. Ma poco male, possiamo fare una tecnologia, più 5%, a questo punto aspettiamo, aspettiamo. E sulle idee, come stavo messo, Asma che è caduta, le trade stanno andando avanti, e sono le uniche che posso portare avanti, quindi soltanto idee. Ok, benissimo. Bohemia, Sue for Peace. Quanto sarebbe bello fargli rilasciare, tipo prendergli Danzica. E potrei pensarci, è vero che è una coalizione giganterrima, gigantesca, però tutto sommato se riuscissi a prendere Danzica potrei veramente sperare di avere un evento che mi riporta all'ordine teutonico. È veramente la speranza, proprio, come si suol dire, la speranza è l'ultima a morire, no? Non credo proprio che funzionerà, però è possibile.
Avevo un altro esercito fermo a questo punto che per mandare a Danzig devo mandare prima Glogau. Ok, andiamo avanti così. Possiamo portare la velocità a 3. La Francia mi odia, la Spagna mi ama. I cavalieri mi amano, ovviamente. Ok, avevo anche pensato di fare probabilmente dei claim in Egitto. Resdaghi è caduta intanto, ottimo. E lo facciamo subito. Qusair, Ragareb. Chissà se hanno introdotto con la nuova patch la possibilità di fare tutti i claim in uno. Non l'ho ancora provato, ovviamente lo scoprirò presto, ma non ora. Qui in Negroponte abbiamo un forte no, quindi possiamo recuperare questa provincia prima che succeda il patatrac. Ok, andiamo a prenderci Cracovia, visto che per prendere Glogau abbiamo già un altro esercito. Ottimo. Corruzione, ignorali. Ignorali, assolutamente. Credo che al momento nessuna coalizione potrebbe darmi filo da torcere. Forse se entrassero i francesi. Forse se entrassero i francesi, sì. Francesi con cui abbiamo una tregua, no. Ma i francesi sono sicuri di voler attaccare il Papa da Castiglia? Anche se sono ancora molto espansi, li hanno preso una volta e le possono prendere un'altra. Glogau è durata 29 giorni, ragazzi. Praticamente il tempo di accendersi una sigaretta e le spade di San Michele e il generale Cirillo Castiglione aveva già l'assedio tra le mani. Ottimo. Palatinato. Ok, qui adesso potremmo fare la tecnologia. No, non ancora. La nostra flotta come stava messa? Fantastica, fantastica, non capisco perché ho tre navi leggere qui dentro. E mi sono guardato il video di Arumba che dice come semplicemente evitare che i pirati rompano le scatole. Metto queste tre navi a fare Hunt Pirate nel porto di Genova e chi si è visto si è visto. Va bene. Dovrebbe funzionare, speriamo. Potrei guadagnare molti più soldi, come mi è stato detto, tenendo Genova come porto finale. È vero, è verissimo. Però ormai ho fatto così. Teniamoci Venezia, e il punto è che dovrei mettere poi un mercante a Vienna a spostare a sud, e lo farò. Lo farò molto presto. Lubecca ha lasciato la coalizione. Quindi alcuni sono entrati, altri sono usciti. Non ho ben capito che manovra abbiano fatto, ma me la faccio andare bene così. Nel frattempo, se siamo così bravi da far arrivare il 1746, e riusciamo a dichiarare guerra all'Olanda e l'Austria entra contro di noi, prendiamo Vienna, prendiamo l'Olanda, dobbiamo poi dichiarare guerra semplicemente alla Sassonia. E in linea teorica potrei avere l'opzione Dismantle Holy Roman Empire. Veramente me lo auguro. Stolpe è diventata roba nostra, benissimo. Qui a proposito. Ehi, cos'è? Cos'è? Non funziona la fanteria. Ok, abbiamo occupato Danzica. Dobbiamo occupare questo forte. Se vogliamo chiedere ai nostri amici, fratelli di Boemia, di lasciarci una parte di questa costa nel mare del nord. Piccolo esperimento molto stupido. Piccolo esperimento molto stupido. Potrebbe finire male. Non voglio veramente. Non ho la pretesa di dire che sia una cosa intelligente. Però ci possiamo provare. Mal che vada, lo regaliamo a qualcuno o lo liberiamo. O lo ridiamo a qualcuno. Non lo so. Però al momento non voglio. Voglio tentare la sorte. Però prima bisogna prendere Marienburg. E anche Marienburg è una provincia prussiana al 100%, quindi anche qui in teoria Prusio Teutonic Order dovremmo averli. Dovremmo averli avuti. Intanto gli svizzeri stanno facendo i macelli, mi piacerebbe continuare. Una volta che avremo buttato giù il Sacro Romano Impero, potenziare tantissimo la Svizzera e inglobare l'Austria. Sarebbe incredibile. Vediamo bene.
Ok, intanto posso fare la burocrazia moderna, aumento il numero degli stati, aumenta l'efficienza amministrativa, quindi mi costeranno meno anche le tecnologie. Scusate, i core. Fantastico, Marienburg è caduta. Vai, basta. Vai, facciamo la pace e fine così. Danziga, Stolp. Sì, praticamente ci prendiamo quello che dovrebbe essere il Teutonic Order. Eventualmente lo rilasciamo come Teutonic Order. 34 river extension non me ne frega niente, ma l'aggressive expansion che ci prendiamo è troppa. È troppa se facciamo questo. Io potrei chiedere di lasciare la Silesia, non mi interessa. A questo punto prendo Danzig, Marienburg. E chi si è visto, si è visto. Facciamo così. E tutti i soldi che hanno, ovviamente. Annulla tutto con tutto, con tutti. Ottimo. Nitra, possiamo anche lasciarvela a Kiev pure. E direi che va bene così. Spero di non aver fatto una cavolata, ragazzi. Adesso, se io qui fossi stato furbo, avrei già mosso il mio esercito. Se io fossi stato un elemento intelligente, ma non lo sono stato. Core. E core. Sì, perché adesso posso tornare indietro con l'esercito che era da questa parte, ma quest'altro no. A meno che il Commonwealth non si ricordi dei vecchi trascorsi quando eravamo compagni di bevute, e forse ci può aiutare. E il Commonwealth ha deciso di darci il passaggio. Ottimo. Ottimo, ci è andata bene. Quindi praticamente adesso, cioè, per farla breve, io ho il dismantle. Poi mi è Sassonia e Turingia d'Anda. Mi state dicendo che si sono ripresi a capitale? Ansbach? Perché li vedo ancora. Sì, si sono ripresi a capitale. Va bene, allora facciamo così. L'obiettivo era prendere Ansbach. A questo punto l'obiettivo lo lascio perdere perché credo di poterlo gestire molto meglio più avanti. Quindi farò un. Ah, Release Mines. Però non esistono più se li faccio release mine. Li facciamo rilasciare l'Alsazia e prendiamo dei soldi. Finiamo questa guerra. Basta, ragazzi. Finiamo questa guerra che va bene, è durata fin troppo, non è stata molto sensata. Probabilmente l'avrei condotta in modo molto diverso se avessi avuto la mente lucida su quello che stavo facendo in passato, cioè 15 giorni fa. Ma così è andata. Adesso la mia stupida idea di aspettare un evento per creare il Teutonic Order, visto che c'è un achievement, ce l'ho, non ho letto niente di tutto questo da nessuna parte, quindi ripeto, probabilmente non funzionerà, ma ce ne faremo una ragione. Troppe relation, abbiamo il military access che dobbiamo andare a cancellare appena possibile. E qui il nostro esercito va bene, allora a questo punto si divide, uno va qua. Questo esercito quasi quasi lo portiamo in Egitto perché ho un'idea. Non vi dico niente, chissà se indovinate. Chissà se indovinate, ragazzi, chi lo sa. Allora, territori e stati. Boom. Iniziamo ad andare avanti visto che i punti ce lo permettono. Transilvania è territorio, ma diventa stato. E anche questo è un territorio e lo facciamo diventare uno stato. E anche questo che cos'è? La Baviera Upper. Ok. Ah, abbiamo dimenticato la Savoia. Nuova tecnologia militare, assolutamente sì. Infantry Fire più 0,50, perfetto. E che cosa sta succedendo? Sta succedendo che dal momento che non abbiamo chiesto tantissima roba in questa guerra e dal momento che abbiamo better relation over time, eccetera, 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 la coalizione sta perdendo pezzi. La cosa va bene, va benissimo così. Mamelucchi, non possiamo costruire nulla. Non siamo in tregua contro di loro, ok. Quindi direi che possiamo procedere con l'attacco dell'Egitto appena arriviamo. Ottimo, ottimo. Fatemi dare un'occhiata alle navi. Possiamo fare 30 navi, le facciamo subito. Direi flotta commerciale 20, ottimo.
una a Roma e una in Dalmazia. Quindi facciamo 40 navi che poi pianterò tutte a Ragusa per potenziare la mia presenza. E sempre per il discorso commerciale, a questo punto voglio provare a dare una bella botta di vita da queste parti al commercio, perché langue, langue, langue. Ho bruciato 5.000 ducati così, però adesso Ragusa e Venezia avranno molto più trade power, e visto che i soldi non mi servono per altri motivi, per ora. Non c'era qualcosa che potevo, in cui potevo usare il prestigio? Perdere prestigio e devozione, sì, ottimo. Clergy alto, nobiltà con la diet. Nobiltà è al 99% di lealtà, cioè mi amano. A questo punto potrei chiedere veramente 20.000 di manpower. Cioè, che non so che non ha senso, però prendiamocelo. Prendiamocelo. Qui dividiamo gli eserciti, le spade di San Michele da una parte e l'armata di Suez dall'altra. La tengo l'armata di Suez perché, come sapete, armata di Suez, canale di Suez, il passo è molto breve. I Mamelucchi non sono alleati con nessuno, dichiariamo guerra. Obiettivo, imperialismo, prendere il Cairo. E allora uno prende il Cairo, l'altro va a fare i microassedi e hanno già la voglia di fare guerra gialla. Sono già così, sono già messi così sti ragazzi. Ah, un esperto. Dove? A Tirgoviste, miglioriamolo. Cosa c'è qui che rompe? C'è un altro fo. Ah, non posso. Devo fare il giro lungo. Che due scatole. Sapete che vi dico che qui non ha proprio senso tenere un altro generale e un esercito da 30.000 uomini da queste parti, dai. Non so perché ho portato così tanti uomini. Ehi. Vai a capire. Fai dispetti. Va bene, questo episodio mi sa tanto che l'Egitto diventerà bianco. Missione pastorale in Egitto, reload. Ah, attenzione però perché qua. Col cavolo che sparo quattro cannoni in prima linea, cioè va bene tutto, va bene essere forti, ma non dimentichiamoci che 4.000 cannoni in prima linea contro 4.000 fanti con un generale di 3 stelle finisce malissimo. Prestigio. E qui abbiamo altri 4.000 cannoni, quindi praticamente ho 2.000 cavalli. Abbiamo già capito che devo fare, dai. Ho già capito. Portiamo l'esercito regolare. Ottimo. Ottimo, mi avevate detto di dare ai cavalieri di Gerusalemme. È una cosa che è un commento vecchissimo che ho letto. Però Gerusalemme mi serviva per fare The King of God e quindi. Come potete capire, non l'ho fatto. Ragazzi, la Baviera, grande grande, l'Austria piccola piccola, è una cosa bellissima e credo che. Allora, credo che presto l'attaccheremo e ce la papperemo tutta. Questi 10.000 rimangono qui, che sono un pochino l'esercito egiziano, l'armata del Cairo, va bene. Le spade di San Michele a questo punto, no, vabbè, vi riunite tutti qui e tornate a casa, qui ad Amietta, e io faccio su for peace e cerco di recuperare tutti questi territori, vediamo se ce la si fa. Alla grande. E abbiamo preso l'Egitto, con tutto quello che comporta. Cammelli, la sabbia. No, vabbè, non ha assolutamente un grande valore. Un pochino dal punto di vista commerciale, continuiamo ad espanderci ad Alessandria. Adesso questo aiuta perché si va a Venezia. E cos'è che vuole diventare una marca? La Turingia declina, assolutamente.
Sì, perché avevo fatto tantissimi vassalli quando ero ancora un pochino confuso sulla corretta allocazione delle capitali nemiche per la ruina imperi, però vabbè, non, niente di male. Ragusa e Ragusa. Protect Trade. Intanto è suonata l'arpa, ragazzi. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi do appuntamento al prossimo episodio. Lasciamo placare un pochino le acque in Europa, poi cerchiamo di buttarci su qualche altro fronte. E fra un decennio ci si butta a pesce contro il Sacro Romano Impero e lo si distrugge. Grazie per essere rimasti con me, un pollicione in su e ci vediamo presto. Alla prossima!